Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video su Purist TV. Oggi sono finalmente tornato con un nuovo unboxing a caso, ma questo sarà uno speciale unboxing a caso. Non tanto perché voglio fare qualcosa alla mia, ma perché ho qui un prodotto molto interessante. Si tratta dello Steam Controller. Ovviamente, piccolo disclaimer, questo in realtà non l'ho comprato io, è del caro signor Isaac, il cinese, che è qui con me in questa stanza, ma non si farà vedere. E me l'ha prestato per fare questo unboxing perché anche io voglio provare questo Steam Controller e vedere se poi effettivamente potrò comprarlo. Bene signori, eccoci qua nella nostra view della scatola e piccolo sponsor per il canale. Dicevo, allora, eccoci qua. Come si presenta in primo piano la scatola? Allora, possiamo vedere la foto del nostro caro Steam Controller, che a primo impatto sembra un incrocio fra il controllo dell'Xbox 360 e il controllo della PS3 senza, vabbè, la parte, diciamo, triangolo X qua, ma con, appunto, vedete, un touchpad. Allora, questo è il davanti della scatola. Dietro abbiamo un'altra immagine del Steam Controller con una frase scritta: "Player your Steam games from your divano". Ecco, come dirlo in parole povere. Qui abbiamo il nostro caro simbolino di Steam, come ogni prodotto, ma via. Allora, questa scatola è di colore blu scuro, ve lo posso assicurare, non è nera, chi dice che è nera verrà bannato. Allora, apriamo. Dottor, che cazzo è successo? Per quale motivo c'è un controllo della PS3 qua dentro? Vabbè, allora, come vedete, lo Steam Controller assomiglia molto al classico controller che potevo comprare per la PS3. Abbiamo qui i nostri due analogici molto rivoluzionari. Guardate il touchpad quanto è figo. Ecco, un touchpad che deve essere migliorato. Abbiamo qui Vabbè, lasciamo stare il controller, passiamo al resto della confezione. Hai ragione, che cazzo ne frega del controller, via. Abbiamo poi la stanzoncina dello Steam Controller o PS3, quello che volete, che bisogna inserire nella porta del mouse. Vedete, non è USB, questo è HDMI, bisogna mettere un HDMI. È un cartellino con scritto cinese, perché evidentemente Isaac mi ha fregato un'altra volta. Vediamo se c'è qualcos'altro, magari. Ecco, passiamo alle cose più utili. Abbiamo una guida veloce dello Steam Controller, che, madonna, guarda che roba, no? Questo tipo è la guida del tavolino dell'IKEA, no? Come montare il tavolino? Intanto c'è l'inception del cellulare di Isaac. Qui guardate come montare il tavolino dell'IKEA. Vabbè, sono istruzioni come montare un tavolo, veramente. No? È la cosa per mettere la chiavetta. Poi cos'altro abbiamo qui? Steam Controller, questa è un'altra. Altre scritte inutili, no? Tipo, se usate proprio queste controlle, morirete. Qui abbiamo una cosa a cazzo di plastica rotta, credo sia delle pile, perché Isaac l'ha già aperto ovviamente. E niente signori, questa box è finito. Sì, certo è finito, guarda qua, non vedi questo scritto che si può aprire, eh? Ah, davvero? Non lo sapevo. E qui dentro abbiamo. Ecco. Un cavetto USB, credo sia per usare il controller non utilizzando la stanzoncina wireless. Qui abbiamo un so cosa, cos'è? Esperto. Vabbè, sembra tanto un. Ah sì, ho capito. È il coso per riporre la stanzoncina di Steam Controller. Qui, quella che avete visto prima, aspetta, la riprendo. Dov'è? Ecco. Allora, guardate qua, tutti. Se riesco magari a. Porca mattocina, ecco qua, abbiamo montato la nostra mini stazioncina wireless per lo Steam Controller. E qui vai, cercavo per collegare la nostra cara stazioncina. A vedere come si collega lo Steam Controller. Aspetta, giusto, hai ragione. Allora, prendiamo il nostro Steam Controller. Ops, ho distrutto la telecamera nel frattempo. Allora, ecco qua, questo è il nostro Steam Controller. Questa è la nostra stazioncina, ovviamente senza fili anche lei. Allora, accendiamo. Vedete? Sentite questo segnale? Si sta collegando! Perfetto, ora posso usare il Steam Controller! Che figata! Sì! Viva! Posso giocare al mio divano e ingressare ancora di più! Ed ecco qui come è stato questo unboxing del Steam Controller. Io ringrazio tutti i miei iscritti per aver seguito questo video. Ci sentiamo al prossimo video di Purist TV. Ciao!